una nuova parte di Polifemo. Siamo sempre qui a Statte per uno degli eventi dell'estate statese, la cover band dei Genesis, la cover band The Squonk, davvero la più longeva d'Italia. Un evento caratterizzato da tanta passione, da tanta professionalità, da tanto amore da parte di questa cover, la sensibilità da parte dell'amministrazione comunale di Statte di aver voluto appunto allietare la serata statese con questi amanti professionisti dei Genesis. Che dire, sono quelle circostanze, quelle occasioni in cui è davvero bello vedere tante persone che nella vita sono dei professionisti, svolgono altre attività, soprattutto nel settore medico, però la musica e quella passione, qualcosa, è quel fuoco che arde, arde di Genesis. Evviva gli Squonk! The Squonk Genesis Cover Band è presente qui a Statte in una serata esclusiva, in un concerto live. Beh, ho il piacere di avere al mio fianco tutti i componenti della band. Beh, iniziamo dal gentil sesso, dalla solista che è Grazia Maremonti. Solista o mi sbaglio? Perché io non sono un tecnico in ambito musicale. In questo caso solista in parte. Sono salvato in corner. Collaboro, la mia è una parentesi, un cameo all'interno di un concerto che viene articolato in maniera abbastanza complessa e molto interessante, una piccola chicca, ecco. Cosa interpreti? Interpreto Ripples e poi altri brani insieme a Ivan. E allora sentiamo Ivan Casale, la voce, the voice dei, stavo dicendo dei Genesis, ah sì, diciamolo pure, degli Squonk. Magari dei Genesis, beh, sono 2 anni ormai che suono con i miei compagni nonché parenti più stretti e niente, andiamo avanti con questa avventura, mi sono trovato subito bene, mi piace, fin da piccolo sono cultore dei Genesis grazie a mio padre e basta, proseguiamo così insomma. Giuseppe Pino Casale, cosa vuol dire essere la cover band dei Genesis più longeva d'Italia? Vuol dire certamente tanta passione, tanto amore, gli anni passano ma appunto la passione resta, anzi si moltiplica. La passione resta perché comunque è quello che ci spinge ad affrontare prove bisettimanali, ma soprattutto la fatica dovuta a caricare e scaricare tutto questo ben di Dio che vedi. C'è difficoltà di proporsi in giro come cover band, ma anche come band che fa la propria musica. Gli spazi non sono tantissimi e i festival dedicati onestamente non è che propongano sempre roba
roba buona. Noi continuiamo con questa nostra proposizione di una musica estremamente bella, complessa. Stasera ci è stato chiesto un repertorio molto molto più fruibile, visto che è un concerto di piazza, ma la nostra tra virgolette fruibilità è sempre un discorso di altissima qualità, visto che si tratta di brani dei Genesis, di Phil Collins, di Peter Gabriel. Infatti, ecco, ecco, presentiamolo, Massimo Casale, chitarrista, le chitarre. Io volevo semplicemente aggiungere che Ivan ha parlato di avventura, Pino ha parlato di proposizione, io direi progetto, visto il rigore con cui attuiamo questo tipo di prove per offrire appunto la musica dei Genesis a un ampio pubblico di persone, di soggetti, e quindi tutto questo alla base ci porta a impegnarci con estremo rigore con prove bisettimanali, quindi ecco, parlare più di progetto che di avventura. Gaetano Casale, voi siete... Sì. Come gruppo, io dico sempre, vi apprezzo perché siete ingegneri e operai, braccio e mente, e queste cose le si fanno solo se si ha il cuore, se si ha la passione, se si sente la musica dentro. Cosa volevi dirci? Volevo proprio dire questo, che noi, nonostante la nostra età, non più ormai molto molto molto... Vabbè, voglio dire, ancora riusciamo ad emozionarci. E ad emozionare. E soprattutto ci mettiamo ogni volta in discussione cercando di proporre brani con chitarre ormai che non si trovano più neanche in Europa a pagare a peso d'oro. Se Gino gentilmente vuole inquadrare le chitarre a doppio manico, 12 corde basso, 6 corde basso, 12 corde basso non esiste più, solo il grande Mike Rutherford, l'ho dovuta far fare da un liutaio genovese. Questa è passione e nient'altro. Bene, e allora che dire, ci gustiamo questo splendido concerto, ormai quella degli Squonk è una realtà consolidata, e beh, io li definisco un evergreen, perché ormai non passano gli anni, ma... Un appunto anche a Luigi, a Gino. Ecco, infatti, ci sta riprendendo proprio Gino. Ora invertiamo il ruolo. Diciamo che le altre volte intervistavo uno, intervistavo l'altro, non riuscivo a prenderli tutti insieme. Allora questa sera mi sono fatto furbo, ho detto beh, prima che il concerto inizi, prima che si stanchino, io ora li becco così. Dovremmo dire nel backstage. E allora abbiamo il nostro, il batterista storico degli Squonk, Gino Ungaro. Da quanti anni questa fatica? Questa fatica diciamo che da circa 40 anni, da oltre 40 anni, insieme a Pino sono uno dei fondatori di questo gruppo, insieme a Gaetano, noi tre siamo stati fondatori, noi addirittura abbiamo cominciato a suonare le orme, sempre in tre, e poi ci ha preso questa passione per i Genesis, avevamo avuto anche un altro cantante insieme a noi, c'è stato qualcuno che ha cambiato, ha voluto cambiare sponda, ha voluto cambiare genere, non ha più voluto suonare. Io anche avevo lasciato di suonare, poi la passione mi ha preso e sono ritornato a fare quello che facevo prima. E allora, che dire? Viva gli Squonk, viva i Genesis! Franco Andrioli, sindaco di Statte, una... estate ricca di eventi, quella che sta caratterizzando Statte, tante sensibilità che vengono soddisfatte questa sera i Genesis. Magari per l'età che abbiamo non siamo Matusalemme, ma ovviamente è un genere
di qualche decennio fa, però è un qualcosa veramente di universale, un evergreen la musica dei Genesis, con degli interpreti davvero d'eccezione. In tantissimi comuni della provincia ionica e non solo si sono esibiti, e quindi ora per loro così è il battesimo in quel di Statte. Ah, un gruppo rinomato senz'altro, un gruppo che viene riconosciuto a livello regionale, a livello nazionale. Stasera ce l'abbiamo qui a Statte. Statte è una città che sta crescendo, che cresce pian piano, anche se lo dico con molto rammarico, c'è un gruppo di persone che ancora non riesce a capire che quello che serve nella propria città di nella collaborazione, quello che sta mancando da un po' di tempo, da un gruppo sparuto di persone che scrivono delle fesserie, si caratterizzano con il telefonino ma non hanno il coraggio di scendere o di affrontare un dibattito pubblico. Ma al di là, stasera non è... Parliamo di cose belle, anche perché questa è la cover band dei Genesis più longeva d'Italia. Stasera non è serata di polemica, però dico, ce la stiamo mettendo a tutto, abbiamo fatto una evidenza importante quest'anno, che la gente ha risposto bene. Devo dire che è venuta parecchia gente da fuori. Questa sera abbiamo i Genesis che potranno fare delle canzoni antiche, ma io credo che gli antichi hanno e avranno sempre ragione sulla gioventù moderna che si affaccia solo sul telefonino. Quindi affrontiamo quest'altra serata, faremo anche qualche altra serata ancora, l'estate non finisce qui a Statte, e quindi invitiamo tutti a partecipare alle serate che faremo ancora a Statte. L'estate continua, sindaco, con l'estate statese, appunto. L'estate sta attesa, continua, abbiamo da fare una serata giallo-verde e qualche altra manifestazione ancora che pubblicizzeremo al massimo affinché la gente collabori ancora sempre di più. Anche perché così è una chicca, questa sera sono quelle piccole cose che poi fanno piacere, questa sera una fontanina è in funzione all'interno della biopiazza. Sono cose piccole, si potrebbe dire, però sono quelle piccole cose di cui ha bisogno il cittadino. Il bambino tira due calci al pallone e va a bere l'acqua, l'anziano magari sotto la calura estiva così si bagna la fronte con un po' d'acqua. Quelle piccole cose che poi non sono tanto piccole, ma in una comunità come quella statese, che non è Roma, grazie a Dio, visto il modo in cui è amministrata Roma, sono quelle piccole cose che rendono il cittadino soddisfatto. Questo fa parte della collaborazione, diversi cittadini hanno voluto una fontanina sulla biopiazza, l'amministrazione ha risposto coerentemente subito e abbiamo messo una fontanina. Io dico che la cosa migliore è collaborare, se la gente collabora l'amministrazione risponderà. Noi abbiamo bisogno di suggerimenti, di collaborazione della gente, se questo avviene il paese migliora e migliora tutto quanto. Io dico, sindaco, mi permetto di dire a lei, come in altre occasioni ho detto ad altri, quando si lavora io dico non ti curare di lor, ma guarda e passa, diceva Virgilio a Dante. Ma la cosa importante è questa, sì, però la cosa che mi fa rabbia è che chi scrive su questi maledetti telefonini è qualche poveretto che purtroppo è andato pure a scuola, non so come sia riuscito a prendersi anche un pezzo di laurea, che non è stato capace a realizzarsi nella propria vita culturale, e quindi adesso se la prende con l'amministrazione e scrive contro l'amministrazione. Poverino, quando uno non riesce a realizzarsi personalmente nella vita è un fallito, e di falliti stiamo parlando, di questi poveretti che continuano a scrivere e non collaborano. Godiamoci la musica, godiamoci Genesis. La presenza della cover band dei Genesis, The Squonk, fortemente voluta da parte dell'amministrazione comunale di Statte. Tanta professionalità, tanta buona musica, una musica che ormai è un evergreen, un qualcosa di classico. Siamo con il vice sindaco di Statte, appunto Mina Lucarelli. Prosegue dunque la stagione, il cartellone estivo statese. Un cartellone estivo che soddisfa i vari gusti e le varie sensibilità. Questa sera la musica evergreen dei Genesis.
Sì, infatti questo evento rientra proprio nella cartellonistica della rassegna estiva, fortemente voluto dal comune di Statte. L'intento nell'organizzare questa serata è stato proprio quello di toccare il cuore rock della generazione degli anni 70 e 80 e quindi rivivere tutti insieme oggi, questa sera, con questo evento spettacolo, perché la cover band di questa sera credo e spero che sia uno spettacolo che è il risultato di una serie delle espressioni musicali dei Genesis, quindi non ci aspetta che ascoltare e guardare questo meraviglioso palco questa sera. E tanta buona musica, un qualcosa ovviamente di gratuito, quindi aperto a tutti, è un modo per socializzare, per stare insieme, per fare comunità. Assolutamente, l'evento è assolutamente gratuito, l'ingresso è libero e l'intento nell'organizzare queste serate è proprio quello di fare comunità. I vari gusti musicali che possono, diciamo, succedersi in questo periodo vanno un po' in contrasto forse con quelli degli anni 70-80, però è proprio bello quello, l'incontro di generazioni, la generazione passata con la generazione presente. Eccoci ora con il consigliere comunale di Statte, Daniele Andrisani, una serata, quella di quest'oggi, dedicata ai Genesis, ma come detto poc'anzi col sindaco, l'estate statese è molto lunga, domenica un appuntamento particolarissimo. Annunciamolo proprio per far sì che gli statesi partecipino, ma non solo, ma da tutta la provincia ionica e in genere dalla Puglia, è bene che vengano qui perché parliamo di animali, parliamo di cani. Sì, hai detto benissimo, la nostra rassegna estiva è stata abbastanza lunga, tantissima gente ha apprezzato il nostro lavoro, sono venuti anche da fuori e domenica abbiamo un'ulteriore iniziativa, così come hai detto, particolare. Avremo una sfilata canina qui proprio nella biopiazza con start alle 17.30, le iscrizioni sono già aperte, scadono il 24 di agosto, l'iscrizione è gratuita, ci saranno premi per i miglior cani, il cane più elegante, il cane più bello, attestati un po' per tutti. L'iscrizione è aperta anche a cittadini paesi limitrofi, quindi speriamo che venga una bellissima giornata in compagnia dei nostri amici a quattro zampe. Bene, e allora termina qui questa parte di Polifemo relativa a Statte, ora ce ne andiamo in pubblicità, al rientro una nuova sezione, per così dire, di Polifemo, ci trasferiremo in quel di Leporano. Non cambiate canale, restate con noi.